Ciao Dreamers, benvenuti in questo nuovo video e bentornati sul canale. Oggi, come avrete potuto intuire dal titolo qui sotto, vi elencherò 25 fatti libreschi su di me. Sono stata taggata dal blog Libro Fatato e mi sembra un'idea veramente veramente originale, perché grazie a questo video sicuramente conoscerete lati nascosti di me che forse dovevano rimanere nascosti. Quindi niente, direi di passare direttamente alle curiosità, perché sono abbastanza e lo sapete che io blatero, quindi come di consueto bando le ciance e vai col video. Presto i miei libri solo a Vicky, ovvero la mia migliore amica, perché abita dall'altra parte della strada e quindi io posso andare a riprenderli quando voglio. La mia libreria è sistemata in ordine cronologico. Mentre leggevo La ragazza di fuoco, ovvero il secondo volume nella serie di Hunger Games, ho lanciato il libro dal letto ed è rimasto sul pavimento per 5 minuti fin quando non l'ho ripreso. Adoro leggere in spiaggia con le cuffie nelle orecchie, così da creare un sottofondo musicale. Il mio genere preferito è il fantasy, ma voi lo sapevate già questo, vero? Se odio un personaggio, difficilmente cambio idea. Preferisco leggere saghe piuttosto che standalone. Non riesco a leggere né sul divano né sul mio letto perché mi addormento, quindi ho bisogno di una poltrona da lettura. Mamma, papà, questo è un messaggio subliminale per voi. Non ho ancora finito Harry Potter. Quando leggo un libro lo immagino come se fosse un film. Il primo libro per cui ho pianto è stato Allegiant. Non ho letto molti classici e vorrei rimediare. I personaggi dei libri che leggo nella mia testa sono sempre interpretati da attori slash attrici di serie TV o film che amo. Sì, in effetti questa è parecchio strana come curiosità, però non fa niente. Quando un personaggio si taglia i capelli, io entro in crisi mistica perché ho la fobia dei capelli corti. Ho letto qualche libro in spagnolo, ma vorrei leggerne molti di più perché è la mia lingua preferita. La passione per la lettura me l'ha trasmessa mia mamma, perché da piccola mi regalava sempre dei libri. Non riesco a leggere di giorno, è più forte di me, invece di notte divento attiva e divoro i libri. La mia casa ad Hogwarts è Serpe Verde. Perché il male vive! Il mio booktuber preferito è Jessie the Reader. Shh! Hey guys, I'm Jessie and today I'm here to do a book review of City of Heavenly Fire. Il mio autore preferito è Rick Riordan e leggerei anche la sua lista della spesa. Ultimamente scelgo il segnalibro da usare in base al colore della copertina del libro e poi ce lo abbino. Non so se aveva senso, ma spero che abbiate capito. Mi piace tantissimo collezionare oggetti fandom dei libri che leggo. Il primo firmacopie a cui sono stata è quello di Veronica Roth qui a Roma. Adoro fotografare le frasi che più mi piacciono del libro che sto leggendo. Entro ed esco dal blocco del lettore come Amelia Shepherd e la sua dipendenza da alcol e farmaci. Ebbene sì, Dreamers, siamo giunti alla fine di un altro video. Adesso sono io a sfidare voi, perché vi sfido a commentare qui sotto lasciandomi 5 curiosità libresche su di voi. Ah, ma adesso è arrivato il momento di taggare qualcuno. Muahahaha. Le persone che taggo sono Chantal del canale Fairy with Hobbit Feet, Jovi di Alfbook e ovviamente Sara di Orange Dinosaur Hour. Confido in voi ragazzi, perché so che voi potete, perché ce l'ho fatta io, quindi sconfiggete l'Alzheimer e rispondete a questo tag. Inoltre spero che le curiosità che vi ho appena raccontato vi abbiano fatto almeno un po' ridere, perché insomma io mi sono divertita tantissimo a pensarle e a riportarle qua in video, per cui fatemi sapere cosa ne pensate. E per il resto niente Dreamers, le solite cose che dico alla fine di tutti i video, ovvero mettete un pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video con tutti i vostri amici, nemici, parenti, cani, gatti e topi, ovviamente, e seguitemi su tutti i social network che sono linkati giù nell'info box, perché seguirmi sui social è una cosa molto 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 importante. Per cui nulla Dreamers, io vi abbraccio fortissimo e noi ci vediamo domenica con il prossimo video. Bye!